Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti a una puntata di Cazzeggio Catabiotico. Oggi recensiremo rapidamente il set-top box digitale terrestre 1 e digitale terrestre 2 Xoro HRT8719 Full HEVC. È un sintonizzatore anche chiamato set-top box per il digitale terrestre 1 quanto per il digitale terrestre 2. Canali di testing HEVC si vedono perfettamente. È un modello hardware tedesco, ma funziona perfettamente anche in Italia. Ve l'ho comprato per recuperare l'uso di un Sony Bravia predisposto in HD, il cui sintonizzatore in digitale terrestre incominciava ad avere dei problemi. Con pochi euro ho comprato un sintonizzatore in digitale terrestre 1 che è compatibile anche per il digitale terrestre 2. Pregi. Molto economico. È compatibile con il digitale terrestre 1 quanto con il digitale terrestre 2. Con un cavo HDMI la visione in digitale è perfetta. Funziona bene appunto sia nel digitale terrestre 1 quanto nei due canali di testing in digitale terrestre 2 HEVC. In allegato a un telecomando con due pile incluse. L'interfaccia del decoder è in tedesco, ma durante la facile installazione può essere commutata in inglese. La sintonizzazione è rapida e veloce. È possibile creare poi, se uno vuole, una lista di canali preferiti. Ha il parental control, quanto è possibile spostare i canali. Basta avere la pazienza di smanettare sulla graphics user interface, che è intuitiva ed è in inglese e si legge bene. Difetti: il manuale cartaceo è solo in tedesco ed in internet non si trova un manuale dello Xoro HRT8719 in inglese. Messaggi di errore, ancorché abbiate settato la lingua inglese, resteranno sempre e comunque in tedesco. State attenti a non premere, dopo il settaggio e l'installazione, il pulsante HDMI del telecomando, che setta a mano la risoluzione video, spingendo in Full HD il sintonizzatore. Se avete televisori solo HD ready e non Full HD, se impropriamente pigiate il pulsante HDMI, cambiando la risoluzione video otterrete un blocco totale del televisore, niente video, niente audio, dando la sensazione che il televisore si sia rotto oppure il sintonizzatore si sia guastato. È imperativo, quindi fate bene attenzione a lasciare la risoluzione video su auto per ovviare ad ogni problema, evitando appunto di premere il pulsante HDMI. Il set-top box selezionerà la migliore e più alta risoluzione video su cui potrà trasmettere in digitale rispetto alla capacità del vostro televisore. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!